Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento di Analytical Group. Sapete che questi sono appuntamenti periodici che offriamo ai nostri clienti e non solo, e sono appuntamenti che vogliono avere un carattere informativo, un servizio in più in questo periodo difficile, forse la maniera di passare del tempo e di scoprire delle cose nuove e di avere informazioni utili anche riguardo alla nostra attività. Analytical Group credo lo conosciate tutti, è una realtà del testing e della certificazione che è attiva ormai da quasi 40 anni. Ci distinguiamo per fornire una gamma piuttosto diversificata di servizi alla nostra utenza, dalle analisi ambientali ad analisi di tipo elettromeccanico, industriale, ad analisi su diciamo la cosiddetta matrice food, quindi sugli alimenti, e offriamo anche dei servizi addizionali come servizi di consulenza nel caso qualcuno ne avesse bisogno. Per quanto riguarda l'ambientale, ci occupiamo non solo delle emissioni che sono il tema di questa puntata, ma come avete visto nelle puntate precedenti, anche di controlli, per esempio sulla matrice acqua, controlli sui rifiuti, sulla terre e rocce da scavo e sulle acque potabili. Eventualmente anche possiamo fornirvi delle analisi in ambiente lavoro. Oggi siamo particolarmente felici perché abbiamo due relatori particolarmente validi. Si tratta di due ricercatori di una spin-off dell'Università di Padova che si chiama Kintec. Vi spiegheranno loro con precisione che cosa fanno e perché diciamo, li abbiamo scelti per trattare questo tema così interessante. E poi vi dirò bene che cos'è questo tema. Come ultima addizionale informazione che si riferiscono al gruppo di ricerca guidato dal professor Paolo Cano all'Università di Padova, che è un docente di assoluto valore che come dire, ce li ha prestati per questa occasione. Allora, il tema di questa puntata è la genesi di un gruppo di inquinanti un po' particolare, CO, CO2 ed NOx, sono inquinanti che si sviluppano durante dei processi di combustione, ma non solo, e traggono origine sia da matrici di tipo biomassa, che da matrici gassose, che da matrici liquide, o anche per esempio nel caso di combustibile solido secondario, e quindi sono per così dire onnipresenti. Sono normati nel controllo innanzitutto dal testo unico ambientale e poi da dei decreti legislativi che si sono succeduti nel corso degli anni. L'ultimo è, a mia memoria, dell'agosto di quest'anno. Un ambito particolare e classico di applicazione di questo genere di controllo sono gli impianti di combustione che possono essere appunto il semplice impianto di riscaldamento che tutti abbiamo a casa, ma anche i cosiddetti medi e grandi impianti di combustione che vengono caratterizzati sulla base della loro potenza termica. Io non voglio annoiarvi troppo con nozioni, norme, leggi e quant'altro, quindi eviterò di farlo e piuttosto voglio entrare direttamente nell'argomento, avvalendomi per prima dell'ingegner Micol Della Zassa che ci darà in questa prima parte di presentazione delle informazioni utili e, come dicevo, utili a tutti e a tutti quanti hanno a che fare con processi di questo tipo dove sono coinvolte le temperature in senso generale. Allora io passo subito la palla a Micol e mi accingo assieme a voi a godermi la sua presentazione. Allora, buongiorno a tutti, grazie Francesco per l'invito a questo webinar. Un attimo perché eccomi qua. Insomma, grazie per la presentazione che hai fatto di noi. In questa prima parte di presentazione parleremo della formazione di CO e di CO2 durante lo smoldering di biomasse. Allora, volevo un attimo raccontarvi velocemente chi siamo e cosa facciamo. Siamo uno spin-off dell'Università di Padova, nonché startup innovativa, e ci siamo costituiti nel 2018 e siamo un team di 8 ricercatori nei settori dell'ingegneria chimica, ambientale ed energetica.
Il nostro obiettivo è trasferire le competenze che abbiamo acquisito in ambito accademico nel mondo dell'industria, perché ci siamo accorti negli anni che questi due mondi faticano spesso a dialogare e quindi noi vogliamo fare proprio da anello di congiunzione. Facciamo ricerca e sviluppo in outsourcing, mettendoci a servizio delle imprese che per vari motivi non riescono a farlo al loro interno. Tra le nostre attività ci sono le analisi, la sperimentazione e la simulazione per progettare e ottimizzare i processi industriali dei nostri committenti. Per fare questo realizziamo dei setup ad hoc, come quelli che vedete in alcune di queste immagini, come per esempio dei reattori tubolari e dei reattori batch, che possono andare ad elevate pressioni e temperature. Il tutto è automatizzato in modo tale da garantire test di lunga durata, sia di giorno che di notte. E facciamo analisi in continuo, monitorando i vari parametri, appunto temperature e pressione, come dicevo prima, ma nella fattispecie, per quello che interessa in questa presentazione, monitoraggio delle emissioni gassose in tempo reale attraverso diciamo strumentazioni più o meno standard. Ecco, per quanto riguarda qualche applicazione nel settore ambientale, che è quello di cui prevalentemente mi occupo io, facciamo studi di sicurezza degli stoccaggi, come per esempio appunto la sicurezza che riguarda i rifiuti stoccati oppure fanghi di depurazione, polvere organiche e inorganiche, come per esempio polveri metalliche, e poi studi di trasformazione dei solidi proprio nel corso dei trattamenti termici, quindi tutte reazioni multifase gas solido. Un esempio di queste reazioni sono proprio le ossidazioni totali, parziali e quindi le reazioni di combustione. Che scopo hanno questi studi? Capire com'è possibile stabilizzare i materiali e riuscire a caratterizzarli, monitorare le emissioni gassose e quando possibile recuperare da esse energia o addirittura magari dei chemicals di valore, come per esempio l'idrogeno. Allora, parliamo quindi, entrando nel vivo della nostra presentazione, di trasformazioni termiche dei solidi e delle conseguenti loro emissioni. Facciamo innanzitutto una distinzione tra ossidazioni totali e ossidazioni parziali. Che cos'è che differenzia le une dalle altre? Le condizioni operative. Quindi abbiamo tra le ossidazioni totali, qui annoverate la combustione e la gassificazione, che differiscono la prima dal fatto che viene condotta a temperature più elevate, oltre i 1000-1500 gradi, e dal fatto che si lavora in ossigeno sovrastechiometrico, appunto in eccesso, mentre la gassificazione viene impiegata a temperature più basse e solitamente con ossigeno sottostechiometrico, perché i prodotti di reazione che si vogliono massimizzare sono altri. E per quanto riguarda invece le ossidazioni parziali, qui ho elencato la pirolisi, che è uno appunto dei più famosi, che avviene a temperature decisamente più basse, 500-600 gradi, e formalmente in assenza di ossigeno, anche se poi le applicazioni in letteratura scientifica insomma spaziano un po' da questo valore per arrivare anche a valori un po' più alti. E poi c'è il grande protagonista di questa presentazione, che è appunto lo smoldering, su cui ci siamo focalizzati perché è sicuramente una forma di ossidazione parziale poco conosciuta. E si definisce come a tutti gli effetti una forma di combustione, però ha la caratteristica di essere senza fiamma. È una combustione quindi molto più lenta e che avviene a basse temperature. Ha poi la caratteristica di autoinnescarsi e di autosostenersi, e questa è una questione che la rende molto diversa dalla pirolisi, che invece, essendo una reazione endotermica, ha continuamente bisogno di calore dall'esterno per sostenersi, mentre lo smoldering, una volta che si è innescato, si può sostenere da solo. Lo smoldering avviene in materiali granulari, organici o porosi, come sono proprio le biomasse, perché l'ossigeno deve poter permeare all'interno della matrice e raggiungerne il cuore e da lì dare avvio alle reazioni esotermiche, che poi si appunto raggiunta una temperatura sufficiente si innescano e danno origine allo sviluppo dell'ossidazione.
È proprio il processo che sta alla base spesso di tutti quei fenomeni di autoinnesco ed autocombustione di cui spesso si sente parlare. E è una potenziale alternativa al trattamento di combustibili solidi, e questo è un grosso vantaggio dello smoldering, perché nel momento in cui, grazie ad uno studio, si riesce a comprendere, a controllare questo processo, da una parte, se lo conosci, eviti che si verifichi, e quindi per una questione di sicurezza dello stoccaggio è molto importante. Però d'altra parte, nel momento in cui lo conosci e lo controlli, puoi anche biomasse ricavando da esse calore. Allora, siccome le ho citate, riporto qui velocemente la direttiva di riferimento per la definizione della biomassa, che appunto prevede che la biomassa sia una materia organica, sia solida che liquida, di origine vegetale o animale. E come tale possono essere definite quindi biomasse sia prodotti che residui provenienti da agricoltura, silvicoltura, refli zootecnici, ed è considerata biomassa anche la parte biodegradabile dei rifiuti solidi e liquidi di origine industriale o urbana. Ecco qui mostro due setup che abbiamo messo a punto nel nostro laboratorio proprio per condurre studi di smoldering sulle biomasse. Abbiamo sulla parte sinistra della slide una macro TGA e sulla parte destra un reattore in flusso. Allora, la TGA è una tecnica termogravimetrica, così dice appunto, recita l'acronimo, tradizionale e anche piuttosto diffusa nei laboratori, però si basa sull'analisi di campioni microscopici, cioè siamo sull'ordine insomma di qualche milligrammo di campione ad analisi. E secondo noi questi pochi milligrammi non possono essere rappresentativi di un campione, soprattutto se questo è molto eterogeneo, come è per esempio nel caso dei rifiuti. E soprattutto in pochi milligrammi di sostanza è difficile valutare tutti quei fenomeni di trasferimento di massa e trasferimento di calore, che invece poi su scala reale, come per esempio appunto nelle discariche o negli stoccaggi, vengono ad essere fenomeni preponderanti. Ecco quindi che abbiamo messo a punto questo sistema, che è a tutti gli effetti un'analisi termogravimetrica, però chiamata macro, perché in effetti nel nostro portacampione il campione che possiamo caricare è fino ad 1 chilo di materiale. Quindi sicuramente può essere una quantità rappresentativa dei nostri campioni. Il campione, attivo il puntatore, ecco, il campione viene caricato all'interno di questo crogiolo che è rappresentato da un cubo traspirante, è fatto proprio con delle reti metalliche traspiranti, in modo tale che l'ossigeno possa permeare all'interno della matrice. Tutto questo crogiolo è appeso letteralmente ad una bilancia che funziona come dinamometro, che ci permette quindi di acquisire in continuo le variazioni di peso del campione durante il trattamento termico. E oltre al peso in continuo possiamo anche acquisire tutti i valori di temperatura, quindi oltre a quella del forno, anche quella del campione, proprio nel cuore del campione, perché qui c'è proprio una termocoppia, cioè un sensore di temperatura calato proprio nel centro del campione. Il tutto ovviamente viene sia controllato per quanto riguarda la temperatura che acquisito su un computer. In questo caso siamo in atmosfera d'aria e lo smoldering si sviluppa partendo dal centro della biomassa e andando verso l'esterno. In questa configurazione invece abbiamo, questo è un reattore in flusso, è costituito da un cilindro, all'interno del quale viene caricata la biomassa proprio nella parte centrale e il letto della biomassa viene sostenuto da una rete metallica che possa garantire comunque l'attraversamento del flusso attraverso di essa. Il flusso in questa configurazione viene fatto andare dall'alto verso il basso e qui invece l'innesco viene indotto da una fascia riscaldante che è posta in questa parte superiore del reattore, che
che trasferisce il calore a delle sferette di ferro che stanno in pratica sopra al letto della biomassa, che servono per omogenizzare in maniera più uniforme il calore. Queste sferette sono a contatto con un'altra griglia metallica che quindi si scalda e dà l'innesco alla biomassa su tutta la superficie circolare del reattore. Quindi il fronte di smoldering qui parte dall'alto e si sviluppa poi nella direzione del flusso di aria o di qualsiasi altro gas che voglia immettere nel reattore. Un ultimo appunto, c'è qui una termocopia calata nel corpo della biomassa. È una termocopia un po' particolare perché è una multipoint, cioè ha dei punti sensibili alla misura della temperatura in punti equidistanti. Ecco, questo è un primo esempio di quali informazioni possiamo ottenere dai test sulle biomasse all'interno di una macro TGA. Abbiamo quindi caricato nel cestello, dentro la stufa, del fango essiccato come quello riportato nell'immagine. E abbiamo scaldato il forno fino a 250 gradi in maniera molto lenta, a circa 0,2 gradi centigradi al minuto, in modo tale che non ci sia troppa differenza di temperatura tra la temperatura del campione e quella del forno. E andiamo a monitorare in continuo temperatura, peso e i profili di ossigeno CO e CO2. Allora, questi grafici si leggono in questo modo: sull'asse delle ascisse, qui e qui, abbiamo il tempo di prova e poi sull'asse delle ordinate abbiamo da questa parte la perdita in peso con il profilo azzurro, da questa parte invece la temperatura con il profilo in arancione, e allo stesso modo si leggono qua l'ossigeno, la CO e la CO2. Allora, per tutta una lunga fase iniziale in cui in pratica il campione perde solo l'umidità, non succede nulla di particolare, fino a quando poi il campione, giunto a circa 200 gradi, ha un primo picco di temperatura, seguito da una fase piuttosto tranquilla in cui non succede nient'altro, fino a quando poi riparte un secondo picco di temperatura molto più intenso. In corrispondenza a questi picchi di temperatura ci sono delle corrispondenti perdite in peso che fanno in pratica due gradini, una più piccola e una molto più grande. E in corrispondenza a questi picchi vediamo come l'ossigeno si abbassa, segno che effettivamente si sta consumando ossigeno, e CO e CO2 fanno il loro picco. Ora, da questo studio e anche altri siamo riusciti ad attribuire ad ogni picco che cosa effettivamente sta succedendo nel campione. In questo primo picco la sostanza organica si trasforma in char, essendo biomassa, quindi in biochar, quindi si ha proprio un processo di pirolisi, mentre in questo secondo picco si ha l'ossidazione del biochar che si era formato nel picco precedente. Poi questo strumento è molto versatile perché ci consente di fare molte cose, per esempio fermare la reazione in alcuni punti particolarmente interessanti, quindi per esempio dopo il primo picco oppure a metà del secondo e poi alla fine del processo. E quindi qui ho riportato delle immagini che fanno vedere appunto il campione tal quale, quello che c'era anche nella slide precedente. Il campione dopo il primo picco appunto si vede che è biochar, cioè sembra carbonella. Poi durante il secondo picco è molto interessante perché si vede proprio da dove parte lo smoldering, cioè proprio dal cuore, e come attorno alla brace resti effettivamente la cenere, questa componente marroncina, fino a quando poi il campione si è trasformato tutto in cenere. E abbiamo fatto una caratterizzazione, diciamo, del materiale nei vari step. Quindi all'inizio abbiamo caratterizzato il materiale con una proximate analysis, quindi con quella analisi che ci dà le componenti in ceneri, fixed carbon, volatile matter e acqua, e possiamo andare a vedere appunto come queste componenti variano nei vari istanti del test. Un'altra cosa molto importante che ci consente di fare questo strumento macro TGA è andare a confrontare la reattività differente che ha uno stesso campione, quindi uno stesso materiale, ma prodotto in due granulometrie diverse. Quindi la matrice è la stessa, però la superficie specifica invece è diversa. Qui abbiamo, diciamo, il campione di riferimento che ha una granulometria di circa 1,5 mm. In cui invece c'è la sua componente più fina, raccolta sui filtri a maniche di questo impianto, e qui siamo invece circa sui 100-200 micron. E quindi si vede il profilo rosso, è quello che abbiamo già visto, quello col doppio picco,
messo a confronto invece col profilo della componente fine. Si vede che la reazione è così veloce, immediata, che addirittura il primo e il secondo picco si sovrappongono e questo unico picco anticipa. E quindi se anticipa vuol dire che si innesca a una temperatura più bassa e quindi effettivamente questo materiale stoccato viene ad essere più a rischio incendio, quindi più pericoloso rispetto a quello prodotto in granulometria maggiore. Quindi diciamo la considerazione finale di questa slide è che se un campione, tanto più un campione ha una superficie specifica maggiore, tanto maggiore sarà la sua probabilità di innescarsi. Quindi sarà più pericoloso. E per contro, dall'altra parte, tanto minore invece sarà la sua superficie specifica, come per esempio nel caso dei pellet, tanto più tranquillo sarà questo campione una volta stoccato. E qui proprio il confronto è tra lo stesso campione, tal quale, e il pellet. Allora si vede sempre il profilo a doppio picco per il campione tal quale, e invece non c'è alcun innesco, nessun picco. Per il campione pellettizzato, qua sotto si vede che l'unica cosa in massa che perde il campione pellettizzato è solo la sua umidità. Per quanto riguarda invece alcune applicazioni del reattore in flusso, in questo caso abbiamo caricato nel reattore un altro tipo di biomassa, qui si vede anche una biomassa legnosa. E qui abbiamo fatto un test un po' particolare perché invece di utilizzare il reattore chiuso, quindi con la possibilità di flussare dall'alto un'atmosfera desiderata, abbiamo fatto questa operazione. Abbiamo lasciato aperto il coperchio in modo tale da guardarci dentro e vedere davvero che cosa succede durante l'innesco. E da qua sotto abbiamo prelevato con una pompa, quindi in effetti l'aria attraversa il letto comunque dall'alto verso il basso. E che cosa si nota? Questa è la situazione iniziale. Poi si vede che il campione inizia a scaldarsi, ad imbrunire. Nel momento dell'innesco si intravede qua la formazione di fumo, che è proprio sintomatico del fatto che sta per avvenire la pirolisi. Si inizia a formare la carbonella, il char, nel centro della biomassa e poi si passa alla fase, diciamo, finale in cui prevale la brace trasforma la sostanza organica in cenere e poi tutto il letto viene ovviamente trasformato in cenere. Nel frattempo, proprio perché la biomassa si sta degradando, il letto noi abbiamo visto che si abbassava. Adesso qua ovviamente nella visione dall'alto non si nota molto, ma effettivamente il letto cala. Questa diapositiva fa vedere il video di quanto appunto descritto in precedenza, ma siccome temevo che il video non sarebbe partito, avevo anticipato una slide con le immagini fisse. E qui si vede proprio appunto qua il fumo, il char prende la brace e poi parte la produzione di ceneri. Grazie alla sonda di temperatura multipoint è possibile andare a monitorare i profili termici di ogni punto di misura. Quindi qui li abbiamo nominati da TC1 a TC5 e li ritrovate in corrispondenza su questo grafico. Quindi si vede che dopo circa 80 minuti di test il profilo della TC1 presenta un picco che lo porta a 400 gradi e poi si vede come il fronte passi su tutte le altre sonde di temperatura, quindi passa da TC1, TC2, TC3, proprio perché il fronte di smoldering si sta portando verso il basso. Quindi qua si vedono temperature fino a circa 600 gradi e poi qui il fronte finisce. In corrispondenza a questo picco, a questi picchi, a questo fronte che si sta muovendo, si ha il profilo gassoso monitorato di ossigeno, CO2 e CO. Quindi si vede che appena parte il primo picco di temperatura, l'ossigeno crolla a zero, perché appunto sta avvenendo la reazione di ossidazione. E istantaneamente balza in alto la CO2 e la CO, particolarmente elevata, si vede qui il picco, proprio nelle fasi iniziali, cioè quando prevale la pirolisi.
in cui si sa che i gas prevalenti sono diciamo gli incombusti, quindi la CO piuttosto che la CO2. Con questo reattore abbiamo fatto vari test, come per esempio cambiare l'atmosfera flussata all'interno del reattore, variando la sua composizione. Quindi è possibile variare la percentuale di ossigeno dal 100% ossigeno fino a 0% ossigeno, quindi 100% inerte, in questo caso azoto. E si vede effettivamente come i profili termici cambiano, passando da profili piatti e larghi fino a profili molto stretti e intensi. E oltretutto si vede come tendono ad anticipare nel tempo e quindi anche nelle temperature all'aumentare della percentuale di ossigeno. Lo si vede bene di qua, si vede come all'aumentare della percentuale di ossigeno la temperatura di innesco sia più bassa, quindi effettivamente la biomassa ha un rischio di innesco maggiore. Qui noi riportiamo l'andamento di un rapporto che è il rapporto CO su CO2, che secondo noi è estremamente rappresentativo di come sta andando l'ossidazione. Cioè, quando il rapporto CO su CO2 è alto, vuol dire oltre 0,5, tra 0,5 e minore a 1, vuol dire che sta prevalendo un'ossidazione parziale, come quella appunto di pirolisi. E infatti si vede proprio che nelle fasi iniziali del processo si raggiungono picchi molto elevati del rapporto CO2 fino a 0,6. E poi invece nel proseguio della reazione, quando ha luogo l'ossidazione, quindi quando si ha il passaggio alla cenere, quindi nella parte finale della reazione, si vede come il rapporto CO su CO2 cala fino a raggiungere valori insomma pari a 0,1 o a 0. E oltre alla sperimentazione c'è la possibilità di fare anche della modellazione, cioè grazie all'acquisizione in continuo di tutti i profili termici è possibile proprio fare una mappatura tridimensionale di come si stanno muovendo le temperature all'interno del letto. Questa simulazione fa proprio vedere che cosa succede nel letto durante il processo di smoldering. Allora, la situazione iniziale è quella Bordeaux, quindi temperature basse. Poi si ha il fronte di smoldering che parte qui in alto, questo fascio di luce gialla, e poi il letto che comincia a calare, perché proprio si sta degradando il letto. E questo è uno strumento che ci permette di studiare fenomeni come quelli di subsidenza all'interno delle discariche, dove proprio in conseguenza ai fenomeni esotermici il livello delle discariche si abbassa. Io praticamente ho concluso, perché in questa slide riporto per punti quello che abbiamo visto, quindi abbiamo definito il concetto di smoldering perché è un processo poco conosciuto, abbiamo messo a punto questi due setup che vi ho raccontato e siamo riusciti a riprodurre in laboratorio il fenomeno di smoldering, quindi di autoinnesco e autocombustione. Abbiamo studiato come varia la temperatura di innesco dei materiali, variando alcuni parametri come la granulometria dei campioni e la percentuale di ossigeno in atmosfera. Abbiamo definito questo rapporto CO su CO2 come parametro di controllo delle ossidazioni totali o parziali, poi abbiamo simulato con il modello il fenomeno di subsidenza di materiali stoccati in conseguenza ad effetti di autoriscaldamento. Io ho finito la mia parte di presentazione. Spero. Bene, bene. Allora grazie Nicole intanto della tua parte, poi se avanzerà del tempo proverò anche a farti qualche domanda addizionale, anzi approfitto dell'occasione per ricordare a chi ci sta seguendo che c'è un tasto D ed R alla base del vostro schermo che potete utilizzare per porre voi stessi delle domande ai nostri esperti e a questo punto approfitto di questo spazio per passare la parola all'altro nostro relatore che è l'ingegner Gianfranco Gianfelice, è un ingegnere energetico sempre dello stesso gruppo di ricerca e che ci presenterà ulteriori informazioni sul tema che stiamo trattando, cioè la genesi di NOx, CO e CO2 nei trattori. Grazie per la presentazione. In questa seconda parte del nostro webinar parliamo del tema degli NOx, in particolare per quelli che hanno origine dalla degradazione termica delle biomasse. Voi continuate a vedere, giusto?
Allora, io sono un ingegnere energetico e mi occupo per l'appunto del settore dell'area energetica di Cleantech. Seguo principalmente il supporto alla progettazione e l'ottimizzazione nei processi termici che coinvolgono biomasse non convenzionali, biomasse di scarto, e in parallelo all'attività prettamente sperimentale sviluppo modelli matematici e simulazioni termofluidodinamiche. Tutto questo per essere di supporto e fare valutazioni di tipo predittivo, soprattutto in caso di scale-up industriale. Gli interessi e gli obiettivi da perseguire riguardano principalmente il recupero energetico da biomasse di scarto, il monitoraggio, riduzione delle emissioni gassose e del particolato, quindi emissioni solide, e il miglioramento dell'efficienza termica. Tutto questo a fine appunto quello di ottimizzare la combustione, che possono essere in caldaie o in stufe. Faccio una breve introduzione teorica dell'argomento prima di passare ad un esempio applicativo. Le emissioni di inquinanti da impianti di combustione possono essere classificati come dipendenti da combustibile, se in particolare noi facciamo riferimento alle biomasse solide, che possono contenere delle sostanze inquinanti oppure contengono altre sostanze che in seguito a combustione o reazioni subiscono delle trasformazioni e vanno così a produrre dei composti inquinanti quali gli ossidi di azoto, ossido di zolfo e acido cloridrico. Oppure possono dipendere da una combustione anomala, ossia quando la combustione è incompleta, in questo caso si vanno a generare sostanze non ossidate completamente, come il monossido di carbonio, idrocarburi incombusti, cui ha parlato in precedenza Nicole, oppure la combustione non è ben controllata. In questo caso possiamo avere formazione di ossidi di azoto a causa di, ad esempio, temperature troppo elevate. Mentre in una combustione completa si avranno comunque delle emissioni che saranno in questo caso acqua, anidride carbonica e particolato, quindi emissioni solide. Facendo riferimento e concentrandoci appunto sugli ossidi di azoto, tema di questa presentazione, distinguiamo gli ossidi che fanno, diciamo, a cui c'è maggiore interesse da un punto di vista dell'inquinamento atmosferico. In particolare facciamo considerazione su ossidi di azoto NO e il biossido di azoto NO2. Altra specie di interesse è il protossido di azoto N2O. Tutto questo perché? Perché questi NOx hanno dei seri effetti sull'uomo e sull'ambiente. Ad esempio, l'inalazione di biossido di azoto determina una forte irritazione delle vie aeree e contribuisce alla formazione dello smog fotochimico e ancora può concorrere alla formazione delle cosiddette piogge acide. In questo caso abbiamo che gli NOx vanno a reagire con l'acqua e originano così acido nitrico. Inoltre, il biossido di azoto è un gas serra e sono quindi responsabili della distruzione dell'ozono nella stratosfera. Allora, il focus principale, diciamo, di questa presentazione è capire l'origine, la formazione degli NOx. Dalla teoria sappiamo che i meccanismi principali di formazione possono essere di tipo thermal, quindi termico, e in questo caso si formano solitamente quando si raggiungono alte temperature all'interno della camera di combustione e in presenza di un eccesso di ossigeno, a partire comunque dall'azoto contenuto nell'aria. Altro meccanismo, chiamato PROMT,
che sta a indicare appunto che avviene con una cinetica di reazione molto veloce e anche in questo caso facciamo riferimento all'azoto atmosferico, quindi azoto contenuto nell'aria comburente. Rispetto ai termici si formano comunque a temperature più basse, ma comunque in presenza anche di idrocarburi. Infine, il meccanismo, diciamo, principale è il meccanismo di formazione di tipo fuel. In questo caso si fa riferimento all'azoto contenuto all'interno della biomassa combustibile. Allora, molti clienti ci chiedono, ma io ho una caldaia, ho una stufa, ho un bruciatore, come faccio a capire se è possibile effettivamente ottimizzare ridurre in particolare gli NOx, perché sappiamo tutti che sono una problematica piuttosto ardua e attuale. Quindi nel momento in cui voglio ridurre gli NOx, non è che questi dipendano totalmente dalla biomassa e non dal mio dispositivo. Ecco, per rispondere a queste domande che solitamente ci vengono poste dai clienti, del setup sperimentale, faccio una breve panoramica sulle biomasse, in particolare sul Prendo la parola io perché evidentemente c'è qualche problema di connessione, vediamo sì. se senti? Gianfranco. Sì, perfetto, puoi andare avanti Gianfranco. Ok, ricondivido lo schermo. Ok, piccolo inconveniente tecnico, siamo abituati. Allora, ecco, prima di parlare dell'applicazione del setup sperimentale realizzato per capire l'origine, diciamo, degli ossidi di azoto nella combustione di biomasse, volevo fare una rapida valutazione sul contenuto di azoto nelle biomasse. Ecco, in questa tabella vengono riportate delle analisi elementari fatte su pellet con certificazione A1. In particolare queste analisi sono state fatte su pellet prelevati dallo stesso sacchetto. E come si può vedere, le analisi sono state fatte da 4 laboratori diversi e abbiamo una forte variabilità della percentuale di azoto contenuto in questa biomassa. In particolare varia dallo 0,01% fino a valori dello 0,662%, ecco il puntatore. E questo perché appunto queste analisi vengono fatte su campioni dell'ordine dei milligrammi. E lavorando appunto su biomasse che sono caratterizzate da diciamo, composizioni molto eterogenee, abbiamo questa problematica qui. Quindi nel momento in cui andiamo ad analizzare gli NOx, abbiamo una forte variabilità dovuta proprio al contenuto di azoto nelle biomasse.
Qui riporto alcuni valori secondo certifica della pellet A1, che il contenuto di azoto deve essere inferiore allo 0,3% e per pellet A2 inferiore invece allo 0,5% in massa del contenuto di azoto. Nel momento in cui facciamo riferimento invece a stallatico, quindi o collina, questi materiali, queste biomasse hanno un contenuto di azoto molto maggiore, siamo sui valori di 1% o 3%. Quindi questa problematica noi abbiamo cercato di superarla realizzando un setup fatto ad hoc per questo studio. Come possiamo vedere in questo setup abbiamo un braciere dove viene posta, diciamo, la biomassa. In questo caso possono essere messi quantitativi maggiori di biomassa, campioni anche dell'ordine di grammi o chili. Abbiamo delle sonde di temperatura che permettono di controllare la combustione all'interno del braciere, una sonda di campionamento che preleva i fumi e li invia ai vari sensori elettrochimici posti a valle, tra cui appunto, ricordo, NO ed NO2, tutto questo attraverso una pompa. Poi viene rilevato anche eventuali formazioni di polveri. Nella parte superiore viene posta una videocamera per valutare i vari processi della combustione e in particolare il rilevamento della fiamma. Particolarità di questo setup è che ho il totale controllo del comburente, quindi dell'aria o di miscele gassose che posso inviare al braciere, e in questo caso il flusso gassoso va dal basso verso l'alto. In particolare qui faccio notare ho messo una bombola di argon, ossigeno e azoto. Questo perché? Perché voglio valutare gli NOx che provengono dal combustibile. Quindi mandando una miscela gassosa costituita al 21% di ossigeno e il resto argon, quindi vado a togliere l'azoto che di solito è presente in aria, in questo modo elimino gli NOx che si formano per via termica o prompt, e quindi farò riferimento solo ad NOx di tipo fuel. Nel momento in cui invece poi cambio la composizione della miscela, posso utilizzare poi anche l'azoto. In un test quindi posso alternare ossigeno più argon o ossigeno più azoto, e dal bilancio dell'azoto rilevato attraverso i sensori di NO ed NO2 valuto quanti grammi effettivi di azoto ho in uscita, e in questo modo risalgo al contenuto di azoto contenuto nella biomassa in origine. Facendo i vari rapporti e sapendo la miscela comburente che ho in ingresso, posso capire se ho a che fare con NOx di tipo termico o NOx di tipo fuel, quindi provenienti dal combustibile. Mostro qui un test esempio, in questo caso è stato fatto sempre in quel reattore, immettendo dall'alto 3 pellet. E il braciere in questo caso era già preriscaldato. Questo perché si voleva simulare la caduta del pellet dalla coclea di alimentazione di una stufa, una stufa domestica. E il braciere ha una temperatura comunque di 500 gradi, e qui si vedono le varie fasi di immissione. Avremo qui una fase di pirolisi, l'innesco della fiamma che dura per circa 30 secondi, dopodiché la degradazione del char fino ad avere poi lo spegnimento. Andando ad analizzare il tutto nel dettaglio, abbiamo che nel momento in cui il pellet viene caricato dall'alto, in questo grafico si può vedere che la temperatura che è posta appunto
nel braciere, la curva nera, questa qui, subisce un calo. Questo perché il pellet innanzitutto viene immesso da temperatura ambiente, quindi è un pellet freddo rispetto al braciere. E poi abbiamo che si attiva subito la fase, chiamiamola numero 2, che è la fase di pirolisi. E come sappiamo la pirolisi è comunque un processo endotermico. E quindi abbiamo un calo della temperatura. Sugli altri assi, in particolare possiamo vedere in verde il profilo di CO, in azzurrino abbiamo NO, NOx diciamo, e mentre questo qui è il profilo di ossigeno. E poi abbiamo anche CO2 e VOC, che sarebbero gli organici volatili. Subito dopo, diciamo, la pirolisi, che si può vedere qui, dove abbiamo un inizio di emissioni, soprattutto di CO, come ci aveva anticipato Micol prima, insieme a CO abbiamo anche un inizio delle emissioni di NOx. Passando alla fase successiva, quindi l'innesco della fiamma, fase numero 3, e questa delimitata da questa barra rossa, abbiamo che la temperatura del braciere inizia a salire di nuovo e in corrispondenza di tutte le emissioni viene registrato un picco. Un picco sia negli NOx che negli organici volatili. La fiamma dura circa 30 secondi, ma questo dipende comunque da quanti pellet vengono caricati, e possono essere caricati anche più pellet, e dimensionare comunque tutto il setup in base alle esigenze che uno ha. Nel momento in cui la fiamma si spegne, rimane comunque la carbonella, diciamo, che continua ad ossidarsi e, come possiamo vedere, rispetto a tutta la durata del test, occupa, diciamo, lo spazio maggiore. Questo perché abbiamo un continuo, diciamo, consumo dell'ossigeno e, come ha spiegato prima Micol, lo smoldering è comunque un fenomeno molto lento e poiché dipende da fenomeni di trasporto di ossigeno all'interno, diciamo, del solido poroso, che in questo caso è carbonella. Particolare, cosa da non trascurare, è osservando le emissioni, abbiamo che anche in questa fase si ha un continuo emissione di CO, ma anche degli NOx, e quindi questi NOx sono comunque quelli provenienti dal combustibile. Quindi fanno riferimento all'azoto contenuto nella biomassa. Quindi posso concludere questa presentazione ricordando appunto come è possibile valutare le origini degli NOx dalla combustione di biomassa attraverso setup sperimentali realizzati ad hoc. E si supera la problematica della percentuale di azoto, della variabilità della percentuale di azoto nella biomassa, in questo modo utilizzando dei campioni più rappresentativi, quindi con quantitativi maggiori, dell'ordine di grammi o chili, e si distinguono gli NOx di tipo fuel, che si formano in fase di pirolisi, gassificazione, ma come abbiamo visto anche durante la degradazione del char, e rappresentano sicuramente il meccanismo principale. Gli NOx invece di tipo termici sono influenzati da una temperatura massima e tempi di resistenza all'interno della fiamma. Ecco, io ho concluso la mia parte, se ci sono domande. Bene, allora Gianfranco, intanto grazie. Prendo subito la palla al balzo, visto che ti ho a disposizione, e una domanda la faccio io. Perché, ascoltando la tua presentazione, qualche necessità, secondo me, di informazioni aggiuntive mi è sorta, almeno a me, per carità. Ti chiedo due cose abbastanza pratiche e immediate. Bene, abbiamo il problema di limitare la produzione di NOx. Sono possibili interventi, per esempio, sulle camere di combustione? E questa è la prima questione. E poi ti faccio anche un'ulteriore domanda. Hai parlato di stallatico, pollina e chi più ne ha più ne metta, sottolineandone il contenuto d'azoto che è molto elevato. Ebbene, allora che cosa conviene fare in questi casi?
Grazie. Per quanto riguarda la prima domanda, sicuramente se ho una caldaia e voglio ottimizzare, diciamo, la camera di combustione senza utilizzare magari sistemi di abbattimento sui fumi, è sicuramente possibile farlo andando ad agire da un punto di vista magari meccanico per quanto riguarda la distribuzione dell'aria all'interno del mio braciere o della camera di combustione, in modo tale da distinguere e separare l'aria primaria da aria secondaria e aria terziaria, in alcune caldaie viene visto anche questo, e avere comunque una camera di combustione quanto da un punto di vista termico quanto più uniforme possibile, e quindi evitare hotspot, quindi punti troppo eccessivamente caldi, e viceversa avere anche dei punti troppo freddi. Quindi questo per quanto riguarda la prima domanda. La seconda domanda, sì, sullo stallattico e la collina. In questo caso abbiamo a che fare con biomasse che hanno al suo interno un contenuto di azoto molto elevato, quindi abbiamo visto dell'ordine di qualche percentuale. E in questo caso bisogna fare comunque un'analisi di fattibilità e valutare se la caldaia, appunto, rispetto ai quantitativi di biomassa che io ho, può funzionare con l'integrazione di un sistema di abbattimento, quindi per abbattimento degli NOx, un sistema Denox a valle sui fumi. Ecco. Benissimo, grazie. Direi che sei stato decisamente esaustivo. E al momento gli spettatori non hanno formulato domande, e allora proverei io a farne una di ulteriore a Nicole, se è possibile. Sì, faccio lo switch. A disposizione. Ah, benissimo, sì, allora, allora vediamo un po' se riusciamo a vedere di nuovo Nicole. Eccola qui, perfetto, sì. Fantastico. Una cosa un po' artigianale, ma i nostri spettatori ce la perdoneranno. Diciamo Massimo, che ci piace questo rapporto. Esatto, sono cose fatte dal così, vero. Poco formale. Quindi poco formali, ma speriamo ugualmente utili. Nicole, provo a chiederti io qualche chiarificazione, perché a me sfugge un po' la cosa. Hai parlato di smoldering prima, puoi fare degli esempi pratici, perché forse chi ci ascolta come dire, sì, ha anche questo genere di dubbi. Ecco. Poi magari dopo che mi hai risposto, se abbiamo ancora un po' di tempo, provo a chiederti anche un'altra cosa. Sì, anche perché me la dimenticherei se me la facessi subito. Quindi. Allora, esempi pratici di smoldering, sì, ce ne sono, e si parte da quelli, per esempio, quando si hanno fenomeni di autocombustione negli stoccaggi. Escludendo tutti gli incendi dolosi, quando invece effettivamente parte un'autocombustione in questi ammassi, il più delle volte il tutto è derivato proprio da un autoinnesco provocato dal processo di smoldering. Ma nel concreto, altri esempi pratici sono per esempio le braci nei camini, nelle stufe. È proprio un caso di biomassa che va a degradazione, perché effettivamente si degrada trasformandosi in cenere senza fiamma, solamente proprio grazie a questo processo di smoldering. E poi un altro esempio che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni è quello della sigaretta. Quando i fumatori aspirano e quindi immettono l'aria e l'ossigeno nella biomassa del tabacco, si ha proprio il consumo della biomassa senza fiamma tramite le braci, e la biomassa si consuma e la sigaretta si accorcia. Quindi anche quello è proprio un caso pratico di smoldering piuttosto diffuso, comune. Addirittura, quindi possiamo dire che la cosa sia molto più banale di quello di cui possiamo immaginare, insomma, è una cosa che abbiamo sempre avuto sotto gli occhi, esatto, tutti ma non l'abbiamo mai definito, non ci abbiamo mai pensato. Poi aggiungiamo, per favore, non fumate, non avete idea sì, certo, di che cosa state respirando, e soprattutto tra le tante cose che respirate vi cito una cosa che spero vi spaventi. Tra i tanti composti, uno dei predominanti si chiama antracene, è un idrocarburo policiclico, insomma, eccetera, eccetera. La dimensione, diciamo, per farci capire da tutti, dell'antracene è
giusta quella del vostro alveolo polmonare, quindi si incastra alla perfezione, ecco. Quindi evitate di fumare, che così salvaguardate anche la vostra salute. Un caso allora, di assorbimento di antracene nell'alveolo polmonare. Allora, ti faccio anche la successiva domanda che mi è venuta in mente ascoltandoti prima. Avete parlato molto di idrogeno, siccome l'idrogeno va molto di moda ultimamente perché viene visto come il combustibile del futuro, si parla addirittura del futuro di poter utilizzare delle auto a idrogeno, delle cose fantasmagoriche, e l'idrogeno, come dire, banalmente può essere una conseguenza dei processi di combustione che stiamo analizzando in questo momento, seppur per via indiretta. Allora, avete fatto voi degli studi circa il possibile recupero di questo gas che sembra essere così prezioso? Se non altro è molto di moda, ecco, diciamo così. È molto di moda, tant'è che è quasi il protagonista dei moltissimi bandi che sono in fase di pubblicazione adesso. E in effetti abbiamo fatto degli studi di recupero, di possibilità di produrre, di recuperare idrogeno. Non ne ho parlato perché esulavano un po' dall'argomento principe di questa presentazione. Però effettivamente, sempre nell'ambito, perché è di questo che ci occupiamo, di sicurezza degli stoccaggi, ci è capitato di fare uno studio sulla sicurezza dei stoccaggi di materiali metallici, quindi sfridi di lavorazione, in particolar modo di alluminio come scarto di produzione. E queste polveri metalliche, anch'esse subiscono questo fenomeno dell'autoinnesco di tutt'altra natura, perché ovviamente non c'è la componente organica della biomassa, però comunque anche le polveri metalliche si innescano e quindi danno problemi di sicurezza dello stoccaggio. E quindi abbiamo fatto tutto uno studio per capire come poter stabilizzare questo tipo di materiali, e proprio con uno dei metodi che abbiamo messo a punto, che prevede appunto la reazione di queste polveri di alluminio con l'acqua, un prodotto della reazione è proprio l'idrogeno, che poi è lui stesso che dà problemi anche come sicurezza dello stoccaggio, perché ovviamente l'idrogeno può dare origine agli incendi e alle esplosioni. Però appunto anche lì, nel momento in cui impari a controllare il processo e a conoscerlo, come lo smoldering, non lo devi vedere solo come cosa negativa, ma perché in realtà lo puoi anche proprio sfruttare come fonte di chemicals di valore, che era appunto quello che citavo in una delle slide. Benissimo, grazie. Anche qui utilissima e, come dire, utile anche ad avere una differente visione di quello che ci succede intorno. Del pro e del contro. Del pro e del contro di tutte le cose. Allora, intanto io vi ringrazio entrambi e ringrazio chi ci ha seguito fin qui. Colgo l'occasione, come dire, per ricordare a tutti che quando vi servissero analisi sui prodotti di combustione, come ho detto prima, ma non solo, su tutto il resto, sia concernente le vostre attività produttive, siamo a vostra completa disposizione, sia per aiutarvi a interpretare magari le autorizzazioni che vi impongono questi controlli, e anche per ovviamente qualsiasi altra vostra evenienza. Questi controlli, lo sapete, sono imposti alla legge e non vengono visti sempre di buon occhio, ma vengono subiti come delle imposizioni. Ricordiamoci che servono alla fine a vivere meglio tutti quanti, e quindi hanno una forte ragion d'essere. Ecco. Io concluderei qui, ringrazio di nuovo Gianfranco, ringrazio di nuovo Nicole, ringrazio tutti quanti ci hanno seguito, vi do appuntamento ai prossimi incontri che organizziamo qui online con i nostri webinar. Credo che uno dei prossimi riguardi il settore industriale. Naturalmente, se ci seguite sulla pagina LinkedIn o semplicemente sul nostro sito, potete avere tutte le informazioni di cui necessitate. Basta, tutto qui. L'ultima aggiunta velocissima, quanto abbiamo detto qui oggi verrà condiviso come al solito sul nostro canale YouTube, e quindi chi vuole risentire quello che è stato detto qui, o chi vuole diffondere la notizia perché qualcun altro trovi delle informazioni utili, può farlo liberamente. Bene, grazie e buonasera di nuovo. Grazie a tutti.